Decimo giorno. La regina del cielo, nel regno della divina volontà, alba che sorge per mettere in fuga la notte dell'umano volere, la sua nascita gloriosa. Eccomi, o mamma santa, vicina alla tua culla per essere spettatrice della tua nascita portentosa. I cieli stupiscono, il sole rifissa con la sua luce, la terra esulta di gioia e si sente onorata perché è abitata dalla sua piccola neonata regina. E gli angeli fanno a gara a circondare la tua culla per onorarti ed essere pronti ai tuoi cenni. Sicché tutti ti onorano e vogliono festeggiare la tua nascita. Anche io mi unisco con tutti e prostrata innanzi alla tua culla, in cui vedo come rapiti la tua madre Anna e tuo padre Gioacchino, voglio dirti la mia prima parola. Voglio affidarti il mio primo segreto. Voglio svuotare il mio cuore nel tuo e dirti: mamma mia, tu che sei alba foriera del fiat divino sulla terra, dei metti in fuga la pericolosa notte dell'umano volere nella mia anima, nel mondo intero. Ah sì, sia la tua nascita la nostra speranza, che come nuova alba di grazia ci rigeneri nel regno della divina volontà. Lezione della neonata regina del cielo. Figlia del mio cuore, la mia nascita fu prodigiosa. Nessun'altra nascita può dirsi simile alla mia. Io racchiudevo in me il cielo, il sole della divina volontà ed anche la terra della mia umanità, terra benedetta e santa che racchiudeva le più belle fioriture. E sebbene neonata appena, io raccoglievo il prodigio dei più grandi prodigi, il volere divino regnante in me, il quale racchiudeva in me un cielo più bello, un sole più fulgido della creazione, di cui ero anche regina, compreso pure un mare di grazie senza confini che mormorava sempre amore, amore verso il mio creatore. Perciò la mia nascita fu la vera alba che mise in fuga la notte dell'umano volere, e come andava crescendo così formava l'aurora e chiamava il giorno splendidissimo per far sorgere il sole del Verbo Eterno sulla terra. Figlia mia, vieni nella mia culla ad ascoltare la tua piccola mamma. Non appena fui nata, aprii gli occhi per vedere questo basso mondo, per andare in cerca di tutti i miei figli, per chiuderli nel mio cuore, dare loro il mio materno amore e rigenerandoli alla nuova vita di amore e di grazia, dare loro il passo per farli entrare nel regno del fiat divino di cui ne ero posseditrice. Voglio fare da regina e da madre, chiudendo tutti nel mio cuore, per mettere tutti al sicuro e dar loro il gran dono del regno divino. Nel mio cuore avevo posto per tutti, perché per chi possiede la divina volontà non ci sono strettezze, ma larghezze infinite. Quindi guardai anche te, figlia mia, nessuno mi sfuggì. E siccome quel giorno tutti festeggiarono la mia nascita, anche per me fu festa. Ma però nell'aprire i miei occhi alla luce ebbi il dolore di guardare le creature nella fitta notte dell'umano volere. Oh, in che abisso di tenebre si trova la creatura che si fa dominare dalla sua volontà. Essa è la vera notte, ma notte senza stelle, al più qualche lampo fuggitivo, lampi che facilmente non seguiti da tuoni, lampi che facilmente sono seguiti da tuoni, che rumoreggiando addensano più fitte le tenebre, scaricano la tempesta su
sulla povera creatura. Tempesta di paura, di debolezze, di pericoli, di cadute nel male. Il mio piccolo cuore restò trafitto nel vedere i miei figli sotto questa orribile tempesta in cui la notte dell'umano volere li aveva travolti. Ora ascolta la mamma tua, sono nella culla ancora, sono vicina. Guarda le mie lacrime che verso per te. Ogni qualvolta fai la tua volontà, è una notte che formi per te. E se tu sapessi quanto male ti fa questa notte, piangeresti con me. Ti fa perdere la luce del giorno del volere santo, ti capovolge, ti paralizza nel bene, ti spezza il vero amore. E resti come una povera malata che le mancano le cose necessarie per guarirsi. Ah, figlia cara, ascoltami, non fare mai la tua volontà. Dammi la parola che contenterai la tua piccola mamma. Bene, siano lodati Gesù e Maria. Va bene, qui come sempre sappiamo che è la Madonna in persona, per chi ovviamente ci crede, che parla. Ricordiamo sempre questo testo, tra i tanti testi di Luisa di Carreta, è l'unico di cui lei afferma esplicitamente non essere scritto in base alla memoria che lei aveva delle sue esperienze, ma in base alla dettatura diretta da parte di Maria Santissima. No, ci servono alcune piccole coordinate per inquadrare questo brano e per comprendere alcune cose. Le cose che vi dirò adesso fanno parte di quella che si chiama la dottrina comune della Chiesa. Quindi non sono dogmi di fede o verità di fede, ma sono insegnamenti che hanno trasmesso nel corso del tempo santi e dottori attendibili, che sono necessari per capire il contesto, perché uno dirà, sta parlando la neonata Maria, che vede i suoi figli e prega per loro, ma i neonati non fanno queste cose ordinariamente, ordinariamente non le fanno. Ma la Madonna, questa è dottrina comunissima, così come il nostro Signore Gesù Cristo, non avendo contratto la colpa d'origine, ha avuto quello che si chiama in teologia l'uso immediato del libero arbitrio, non solo dalla nascita, ma fin dall'istante del concepimento. Cioè la nostra esperienza comune, nessuno di noi si ricorda quando stava nel grembo della madre, presumo, se qualcuno se lo ricorda può sempre alzare la mano. Nemmeno ci ricordiamo il momento della nostra nascita, quindi quando siamo usciti dal grembo della nostra madre. Noi sappiamo quando siamo nati, perché ci hanno detto i nostri genitori. E quando siamo stati concepiti, forse lo sanno anche loro, esattamente, come ben sappiamo. Questo fa parte delle miserie umane connesse a quello che si chiama lo stato di natura decaduta. Non ci sarebbero state queste cose, no? Sono tante altre piccole quotidiane miserie, tipo la nostra a volte difficoltà nel ricordare le cose, oppure non so, avete visto quando uno va di una cosa non ti viene, o non ti ricordi una cosa che hai fatto 5 minuti fa, o non ti ricordi il nome della persona che conosci benissimo, qua ci non ricordava come si chiama quello. Queste sono tutte situazioni e condizioni, noi certamente sorridiamo, molto serie. Sono tutte conseguenze di quello che si chiama lo stato di natura decaduta, cioè le miserie di una natura che non è più la stessa. Non siamo più come eravamo quando siamo stati creati. Come dicevo ieri sera ai giovani della parrocchia, stavamo parlando dei nuovissimi, quindi del tema della morte. La scrittura dice che la morte è entrata nel mondo per indire del diavolo. Noi non solo non saremmo dovuti morire come la Madonna non è in senso stretto morta, ma nemmeno subire tutte quante le miserie che ci ritroviamo a dover sopportare tutti i santi e benedetti giorni. Cioè avere un'anima dentro un corpo e non poter usare le facoltà più belle di quest'anima, che sono l'intelletto e la volontà e la memoria, non è una cosa certamente bella.
Capite? E noi fino a quando abbiamo addirittura 6-7 anni, quando facciamo la prima confessione, circa, la Chiesa dice che l'uso della ragione, quindi la capacità di rendersi conto degli atti e quindi di capire, almeno in maniera rudimentale, che sto facendo qualcosa di buono, qualcosa di male, è stata fissata intorno ai 7 anni. Capite? Vuol dire che per i primi 7 anni noi abbiamo un'anima, tra l'altro pure battezzata, dentro un corpo che non può farla funzionare. Capite? È un problema. Non so se sapete anche un'altra cosa, no? Fino a quando siamo in questo mondo, anche in me che sto parlando adesso, in voi che state ascoltando adesso, le nostre facoltà spirituali funzionano attraverso gli organi corporei. Perché se voi foste sordi, a voglia a parlare, capite? Dovreste imparare a distinguere il labiale, se no non capireste quello che sto dicendo. Se io, qualcuno mi togliesse le corde vocali, non potrei parlare. Se mi venisse la meningite, non potrei parlare. Non è che diventerei stupido, ma l'intelletto, che è una facoltà spirituale della mia anima, non potrebbe, fino a quando rimango dentro questo corpo, funzionare più fino alla morte. Capite? Sono problemi questi qui, sono problemi seri. Ecco, tutte queste cose la Madonna, in quanto Immacolata, non le ha avute. Quindi la Madonna ha avuto un uso immediato del libero arbitrio, ce lo ricordate, insomma, no? Appena concepita, ha portato la sua volontà davanti al trono di Dio, illuminata dalla sua luce, che le mostrò come tutti i mali dell'umana famiglia derivano semplicemente dall'aver fatto quello che volevamo fare noi e non quello che voleva Dio. Io ti prometto che la mia volontà non la voglio nemmeno conoscere, non voglio nemmeno sapere cosa pensa, me la metterò sotto i piedi, vita natural durante. Ecco, quindi questo è quello che è successo, e quindi non deve stupirci il fatto che la Madonna neonata bambina faccia le cose che faccia. Cosa fa? Allora, dopo averci raccontato il suo stato interiore, e questo è uno stato interiore possibile per tutti, un mare di grazie senza confini che mormorava sempre amore, amore verso il mio creatore. Noi dobbiamo sempre ricordare che l'essenza di Dio è l'amore. Come dice San Giovanni nelle sue lettere, Giuseppe Luisa Vicarreta, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E dice anche San Giovanni, l'abbiamo meditato durante le ore sante di quest'anno, che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Quindi, come Papa Francesco si sta volando da 5 anni a cercare di far capire alle persone, se non c'è un'esperienza, cioè se tu non ti senti amato da Dio, e si vede questo qui, perché appena tu ti senti amato da Dio, come dire, il tuo orizzonte esistenziale cambia e forza, perché l'amore di Dio ti trasforma interiormente, perché ti provoca a ricambiare a lui stesso quell'amore che tu ricevi e a donarlo alle altre creature. Ecco perché San Giovanni dice, chi non ama, Dio non l'ha conosciuto, manco se va a messa tutti i giorni, manco se dice 50 rosari al giorno, dice, non bisogna dire, bisogna dire pure 100 rosari al giorno. Ma qualche giorno fa ho fatto una predica, che mi è venuta così, sui devoti atei, non so se l'avete sentita, perché esistono i praticanti non credenti, ma esistono pure i devoti atei. Voi sapete, qualche tempo fa Giuliano Ferrara, molti anni fa, si definì, io sono un ateo devoto, perché lui dice di non credere, ma molte cose, molti valori che hanno comunque i cristiani, lui ci ha fatto le battaglie, anche andando e facendosene tutti i colori a destra e a sinistra, no? Tipo l'aborto, cose di questo genere. Lui è un ateo devoto, ma esistono i devoti atei, e il mondo è pieno. Cioè persone anche vicine al Signore, anche che dicono le preghiere, che vanno a messa, pure vanno pure spesso a messa, pure dicono pure, ma a Dio non lo conoscono. Quindi sono devoti, ma sono atei, perché, non perché lo vogliono essere, ma perché non lo conoscono, non l'hanno mai conosciuto. Ma sono stato una vita in chiesa e non ho mai conosciuto Dio. Potrebbe essere,
e sono quelle persone poi che a volte non sono soltanto sono devoti atei, a volte sono anche devoti atei e molto peccatori, d'accordo? Magari fanno una montagna di peccati piccoli, non li fanno quelli grandi, tipo quelli di tagliare e cucire dalla mattina alla sera, e fanno scandalizzare quelli che invece sono atei, atei, non sono devoti atei, sono atei tutti e basta. Ecco, quindi amore, amore. Se uno non vi chi sta nell'amore, dice San Giovanni, dimora in Dio e Dio dimora in lui. Rovesciamo la frase: chi non sta nell'amore non sta in Dio e Dio non dimora in lui. Non bisogna prendere la rivoltella e suicidarsi, d'accordo? Ma bisogna però interrogarsi, questo sì, d'accordo? Questo sì. E vi dico, ti ho sempre detto, una delle cose in assoluto più belle che sono provocate, a mio avviso, dagli scritti di Luisa Piccarreta e dalla rivelazione sulla Divina Volontà, è questa interpellanza personale. Tu ti devi mettere davanti a Dio. Ieri sera, se ne trovo, leggevo delle cose bellissime, guardate, ve le voglio leggere perché mi hanno veramente folgorato. Una stava negli scritti di Luisa e una stava nel testo di Roschini sulla Madonna, negli scritti di Maria Contorta. Vediamo se trovo. Sentite cosa ha detto la Madonna. Guardate, speriamo che... Negli scritti di Maria Contorta la Madonna dice: questo è l'amore. Questo per far comprendere la grandezza della nostra libertà. Io ho dovuto, dice la Vergine Maria di Cleofe, accettare il dono, cioè Gesù che divenisse mio figlio, di mia spontanea volontà. L'angelo non ha chiesto il consenso alla Madonna. Questa è la volontà. Tu che dici? Ecce ancilla Domini, fiat mihi voluntà, cioè la Madonna si è mossa, ha accettato. E con tutte le conseguenze che esso portava. Quali conseguenze portava diventare la madre del figlio di Dio? Consacrarsi al dolore più grande che mai creatura avesse voluto vivere. Era la stessa cosa, gioia infinita e dolore infinito. Aggiunge, perché ogni dono divino, e questo è verissimo, è una grande beatitudine, ma anche un grande impegno. E allora che fa il nostro Signore prima di fartelo il grande dono divino? Te lo chiede. Lo vuoi? E Dio non violenta nessuno perché accetti i doni suoi, ma interroga la creatura. E se la creatura, attenzione alla voce spirituale che ne parla, vi parla dentro il vostro cuore, dice no, Dio non ha forza. Sapeste quanti ne ho visti io in vita mia di questi no? E quali nefaste conseguenze producono dire un no a Dio? Eppure Dio non ti forza. È una cosa molto seria questa qui. Sentite il parallelo, cioè ieri sera incredibilmente, quindi io leggo questi scritti come dire continuiamo, quindi non è voluto, ma nel volume 19, che non è niente, sentite cosa si legge. La mia sapienza, qui è Gesù che parla, non cambiò mai direzione con la mamma mia. In ogni pena che doveva toccarle, io le domandavo sempre se volevo accettarle. Cioè non c'è stata una sofferenza che la Madonna abbia vissuto senza che prima Dio le dicesse: vuoi soffrire questa cosa? E ottenesse il consenso. Sì. In ogni pena che doveva toccare, le domandavo sempre se voleva accettarla, per sentirmi ripetere da lei quel fiat in ogni pena, in ogni circostanza ed anche in ogni suo palpito. Quel fiat, sapete tutti ormai fiat che significa, no? Sia fatta la tua volontà, mi risuonava così dolce, così armonioso, che non volevo sentire ripetere in ogni istante. Non come una chiacchiera, fiat, fiat, d'accordo, mo nel 2018 fiat lo
potrebbe essere pure l'automobile a casa automobilistica di Torino, no? Capito? Non è un gioco questa frase, questa è una frase seria, d'accordo? Che dopo che l'hai detta, questo c'è delle conseguenze, non è che non ce l'ha. Che lo volevo sentire ripetere in ogni istante della sua vita, perciò la domandavo sempre: mamma, vuoi fare questo? Immagina questa scena. Vuoi soffrire questa pena? Se lei diceva no, come non detto? E da lei il mio Fiat portava i mari dei beni che contiene e le faceva capire l'intensità delle pene che accettava. E questo capire con luce divina ciò che passo passo doveva patire le dava un tale martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature, perché mancando in lei il germe della colpa mancava il germe della morte. Io ho detto questa cosa. Noi abbiamo questa provocazione. Dove sta messo il nostro cuore? Dove sta la nostra libertà? Cioè, cosa vogliamo fare, d'accordo? Cosa vuoi fare nella tua vita? Questo lo puoi decidere soltanto tu. Guardate, io sono stato una vita a cercare di delegare questa risposta o a cercare che qualcuno la desse al posto mio. Questa è l'unica cosa che non succederà mai. Questo lo devi fare tu. E anche gli uomini che pensano di non farlo, in realtà lo hanno fatto. Perché anche non porsi alcune domande è già dare una risposta. Perché se io non mi chiedo, ma Dio esiste o non esiste? Ho detto, stanno i devoti atei. Io qualcuno gli ho detto, dico, senti un po', ma tu ci credi in Dio? Perciò sono trovato il cammino, come ci credo in Dio? Te lo devi chiedere, tu ci credi? Non lo dai per scontato, ci credi? Non lo diamo per scontato, tu ci credi? Io che so prete, ci credo in Dio? Ci credo a quello che faccio quando salgo sull'altare? Abbiamo cercato da poco la festa del Corpus Domini, eh? Cioè, quell'ostia diventò carne, perché Don Pietro della Boemia non ci credeva che quando diceva questo è il mio corpo, quello diventava il corpo di Cristo. Non ci credeva, era prete. Non bisogna scandalizzarsi di questo, è possibile, capito? È possibile, non è che se uno va in chiesa, cioè automaticamente ci crede, non è vero. Te lo devi chiedere profondamente questa domanda, io ci credo veramente. Ieri sera parlavo con i ragazzi, mi hanno chiesto di fare un ciclo di incontro sui nuovissimi, cioè che succede quando muori? Se vuoi sapere che succede, te lo sei mai chiesto? Cosa succede quando muore? Tu te lo devi chiedere questo qua. Non chiederselo è già aver preso una posizione, perché il nostro Signore quando dall'altra parte ti dirà, scusa un attimo, figliolo mio caro, ma tu l'intelligenza ce l'hai? Non lo vedi che tutti quanti, che è morto tuo padre, che è morta tua madre, che è morto tuo zio, che è morto tuo nonno? Sei cieco? Non l'hai visti? E come mai dinanzi a un fatto hai sofferto per queste cose qui? Sì, che fine hanno fatto papà e mamma? Lo stanno? Sono finiti dentro il cimitero? Sono sotto un metro di terra? Li vedrò mai più? Che fine fanno? Te lo vuoi chiedere? Cioè, non pensarci, capite? È già un esercizio della libertà, sbagliato, capite? Sbagliato. Io ho sempre detto che il sacramento deve almeno amministrare la funzione degli infermi. È successo anche qui di qualche volta. Non sono stato chiamato o mi hanno sconsigliato di andare per non spaventare il moribondo. Capito? È un esercizio della libertà questo qui. Cioè non ci possiamo fare niente, capite? Cioè noi ogni giorno che ci viviamo, che ci svegliamo, noi la nostra libertà la esercitiamo. Bisogna capire come la esercitiamo. Come? Tutto sta a questo. Io non ho mai conosciuto scritti, anche di grandissimi santi, che ti obbligano, ti ci mettono per forza, tu devi entrare dentro il tuo cuore, devi prendere le tue decisioni e devi decidere tu per chi vuoi campare, perché vuoi campare. È una scelta tua. La sera c'è il concerto degli esami, se insegnate. Una bellissima canzone che abbiamo scritto, te la scelta di chi sarai, lo decidi tu chi sarai, tu sei quello che hai deciso di essere e quello che hai voluto essere, non dire che cerchi nella tua vita, la colpa è sempre degli altri, ecco,
colpa dei tizi, è colpa dei gai, è colpa di cominciare, colpa di papà e mamma che non mi hanno desiderato, poi non mi hanno voluto bene, poi mio fratello, poi mia sorella, poi mio nonno, poi mio zio, poi mia moglie, poi mio marito, poi mio figlio, poi mio cognato, poi... è sempre colpa degli altri. Ma come è questo discorso qua? La vita la vivi tu. La vita di un santo, la vita di uno che vive la vita, è uguale a quella di tutti gli altri, ma cambia il modo con cui la vivi. È uguale. Gesù lo dice nel Vangelo, le piogge, i venti, cadono su qualunque casa. Bisogna vedere dove la casa è costruita. Se è costruita sulla roccia o sulla sabbia, perché quella sulla sabbia crolla, quella sulla sabbia regge, quella sulla roccia regge. Allora, mi sto dilungando troppo. Quindi, la Madonna aveva questa vita di amore con Dio, amore accolto e amore ricambiato. Ma tu ci credi che Dio ti ama? Andiamo ancora, non so che Dio, ci credi che Dio ti ama? O stai tutto il giorno dalla mattina alla sera, come stai tutto il giorno dalla mattina alla sera, tutto lì, d'accordo? Sta sempre, non ce n'è una, non ce n'è una buona, tutta la vita che c'è, una cosa, una dritta, una che funziona. Voi pensate che questo possa dire io credo che Dio è amore? Questo sta facendo un jacuzzi, dicono i francesi, ininterrotto a Dio, non c'è una dritta che ha fatto, non ce n'è sta una. Questo è storto, 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 e questo non va, questo. Una. Questo crede che Dio è amore? No, è ateo. O è ateo o è eretico, d'accordo? Perché non crede nel Dio di Gesù Cristo. La Madonna credeva reale su questo Dio, capite? Ecco perché Sant'Agostino diceva ma fai quel che vuoi, eccetera, eccetera. Perché fino a quando tu non arrivi a questo, tu Dio non lo conosci. C'è gente che campa, perché voi sapete, col fatto che Dio non si vede, c'è un problema. Tu te lo puoi immaginare, rappresentare. Come ti parla? Sta sempre zitto lui. Non parla, non è che dice che il tuo disegno non va bene, ma no, ti sei fatto questa cosa? Buon divertimento. Qual è il termine di confronto? Se io mi raccapezzo che sto a contatto con Dio così com'è, o con quello che mi frulla per la testa a me, per quanto uomo e santo possa sembrare, qual è la rivelazione? Allora, lasciate perdere, se San Giovanni scrive Dio è amore, chi non ama Dio non l'ha mai conosciuto. Solo chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Questo è San Giovanni Apostolo, prima lettera. Quello è Dio, non quello che ti sei messo nella capoccia. Capite come tutte queste cose? Quanta gente è disposta, io non conosco quasi nessuno, purtroppo speriamo che aumenti, ma ne conosco pochi, capite? A fare un discorso di questo genere che è l'unico costruttivo. Perché se tu entri in questa logica e ti giochi tu, te la riprendi tu la tua fede, ma tu diventi poi altro che. Diventi che tu domandami a me se io sono. Tu dici, vorresti morire a 30 secondi? Come andate, no? Chiedimi se vuoi vorresti morire tra 30 secondi. Subito, ma senza nessun dubbio. Capite? E se Dio ti chiedesse di rinunciare a tutto, tutto, pulire tutto. Domani Don Leonardo se ne va in un aereo, scompare dalla faccia della terra. Lo faresti? Io lo farei. Spero di sì. Spero che il Signore mi aiuti, ma lo faremo, almeno con la volontà, poi è chiaro, cioè abbiamo la nostra umana debolezza, potrei cadere, potrei dire che lo faccio e poi avendo paura, ma quando uno entra in un'ottica che se c'è una manifestazione di un volere divino, quello è sempre bene per te, i problemi sono finiti. Sto qui? Sto benissimo. Chi è che mi ha mandato qui? Sono uno della testa mia, se volete. Nein. Il vescovo mi ha chiamato e mi ha detto io avrei pensato di mandarti a... non ho fatto manco venire a parlare. Benissimo. Lì, come in qualunque altra parrocchia della diocesi. Capito? Perché quella è la divina volontà, senza nessun dubbio, manifestata attraverso la volontà della Chiesa. E quando mi dirà, Leonardo, si parte? Io parto. E se mi dice vado a chiudere dentro un aereo, io ci vado. D'accordo? Non perché non sia una sofferenza o una cosa di questo genere, ma perché tu credi fermamente che la divina volontà è la vita,
è che se Dio ti dice di fare una cosa, anche se tu non lo capisci, anche se ti crea un momentaneo problema, una sofferenza, una tribolazione, quello sicuramente è bene per te, quindi se va, punto e basta. È una scelta, capite che queste qui sono tutte quante scelte di vita, sono, come dire, direzioni che noi intraprendiamo. Come fa un matrimonio a reggere oggi? Un matrimonio sacramento? Un matrimonio sacramento regge perché dice, se io sono uscito dalla chiesa e ho scelto di sposarmi in Dio, come ho giurato davanti a Dio, ma succedesse il finimondo, io rimango al posto mio, punto, perché quella è la volontà di Dio sicura e certa. O non ci vai mai niente davanti all'altare, o una volta che ci sei andato, il capitolo è chiuso. Quindi succede un finimondo, cioè è chiuso, è finito. Finito. Sono tutte quante scelte che noi facciamo. Allora, che succede? La Madonna apre gli occhi, non capiamo perché, neonata, e vede tutti, dice, ho visto anche te, dice Luisa, anche te, dobbiamo sentirci la detta a noi, quindi guardai, anche te, figlia mia, figlio mio, ho visto anche me. E che è successo quando ha visto lo spettacolo nostro? Brutto spettacolo. Nell'aprire i miei occhi alla luce ebbi il dolore di guardare le creature nella fitta notte dell'umano volere. Per capire che cos'è l'umano volere è facilissimo, basta ripensare alla nostra vita. Quello è un ottimo esercizio. Ripensiamo bene a quello che abbiamo combinato, a quello che abbiamo seminato, a quello che abbiamo raccolto, non per cadere nella depressione, prendere una rivoltella e sparasse una colpo alla tempia, d'accordo? Ma per comprendere, perché non è detto che vada avanti così, lo decido io come andrà avanti, potrebbe andare avanti colà se uno cambia registri. Ma come è andata la vita? È andata bene o andata male? Voi sapete che quando la vita fosse andata male ci sono tutta quanta una serie di cose da fare, serie. Primo, pensarci bene. E le cose che non hanno funzionato da un punto di vista morale, quindi le scelte libere e volontarie contrarie alla volontà di Dio, che sono i peccati, io li prendo e li porto al nostro Signore Gesù Cristo dentro il confessionale. Tutti, pulire tutto, senza peli sulla lingua e senza nudi di vergogna, che tanto il nostro Signore sa già tutti, meglio di te, li sa. Solo che attraverso il sacramento, col suo sangue, ti ripulisce i guai che hai combinato. Questa è la prima cosa. Poi, a voglia, questa è la prima cosa, la più importante. Poi ce ne stanno molte altre. Quali sono le molte altre? La prima, cercare di riparare quello che ho fatto, che è il fondamento della penitenza cristiana. In parte ci viene detto dal sacerdote quando ci dice che la penitenza fa questo. Ma a voglia, quante ce ne vado a fare? Se voglio. Questo è anche un atto libero e volontario. Ho combinato dei guai, sento in coscienza che li voglio o che li devo riparare, lo faccio. Hai visto Zaccheo nel Vangelo? Quando si converte, cosa gli dice Gesù? Gesù non gli ha chiesto niente, gli ha detto semplicemente: Zaccheo, devi venire a casa tua. Quello scende, va, allora, Signore, distribuisco la metà dei miei beni poveri. Gesù non gli ha detto niente. Quindi aveva detto, guarda, al giovane ricco gli aveva detto vendi tutto e quello non l'ha venduto. Ah, Zaccheo non ha detto niente, gli ha detto lui. Do la metà dei miei beni poveri, lascia tutto. E se ho frodato qualcuno, vi ricordate il Vangelo? Restituisco 4 volte l'altro. Gli ho fregato 100 euro, gli do 400. A tutti faccio io. Questa è cosa ancora più grande, capite? La confessione dei diventi peccati. Le conseguenze di quello che hai fatto li vuoi riparare? Anche qui, li vuoi riparare? Li vuoi riparare o no? Non li vuoi riparare? Non li riparare. Sempre la dinamica dei processi liberi. Dio non ti forza. Così come ti guarda a confessare, vai, non vuoi, peggio per te. Vedete che la confessione è un sacramento libero per antonomasia. Quante volte ho detto alle mamme un po' troppo apprensive di non costringere i figli di andare a confessare. Cioè un fumo, una confessione non può essere costretto a farlo, capite? Perché è un atto proprio libero e volontario per antonomasia e deve essere vissuto proprio con
partecipazione, cioè io lo faccio perché ho capito quanto è importante, perché mi metto, perché voglio essere liberato da queste cose qua, perché mi dispiace averle fatte. E voglio che almeno il sangue di Gesù ci metta sopra il timbro misericordia, il sigillo, va bene figlio mio, ti abbraccio, l'ho pagato io, tranquillo, mi perdono. Poi se riparo, poi non è finito, ce ne stanno altre due, almeno le cose importanti da senso, andiamo in ordine di... La terza, che è ancora più difficile della prima e della seconda, è chiedersi perché io nella mia vita ho combinato tutti sti macelli? Questo è più difficile. Che cosa mi ha mosso? Quali fili nel mio cuore sono stati tirati? Ieri il Papa diceva che il diavolo sussurra nel nostro orecchie, di nascosto e in maniera impercettibile, ma tira dei fili, li muove. Avete visto come e tu gli vai dietro e vai a fare disastri su quali fili sono stati toccati, quali corde ha toccate profonde del tuo cuore, che se tu non te ne accorgi continua a toccarle anche adesso, ma i guai sono di meno forse, se uno sa, ma comunque le corde sono toccate comunque, tu comunque se continui ad essere schiavo della volontà tua se non entri in queste corde. E poi, ma qui non c'è tempo di approfondirlo, rimando alla catechesi che ci ho fatto, questo è il top, noi possiamo rifare tutta quanta la nostra vita, rifare gli atti nella divina volontà. E qui bisogna comprendere che significa questo gesto, andarsi a sentire la catechesi e ricordare quello che Gesù Maria ha fatto per noi, che sta a nostra disposizione. Quindi non soltanto mettersi il sigillo della misericordia, non soltanto riparare quello che ho fatto, non soltanto andare dentro me stesso e smascherare i fili che mi hanno mosso, perché non succeda mai più. Io le ho fatte queste operazioni nella mia vita, tutte, d'accordo? Lo dico tranquillamente. E la quarta è: rifacciamo gli atti della divina volontà, tutti, così abbiamo chiuso. Il potere del diavolo è completamente annientato in questo modo, non ti può fare più niente, zero. Liberarci dalla schiavitù del Signore della morte. Oh, e invece cosa trova la Madonna? Cosa trova la Madonna? Che abisso di tenebre. Ci trova la creatura che si fa dominare dalla sua volontà. La vera notte, la notte, il buio, e senza stelle, manco un barlume di luce piccolo così. Zero. Un disastro. Guardate. La notte dell'umano volere, le fitte tenebre, e poi cominciano a dire tempeste di paura, debolezze, pericoli, cadute nel mare. Quindi, soffri di 3.000 paure? Stai impaurito? La paura è qualunque sua forma. La paura per un figlio della luce, per un figlio di Dio, per un figlio della divina volontà, chiamatelo come va, non c'è. Se dovessi camminare in una valle oscura, Salmo 22, non temerei alcun male, ma tu sei con me. Non c'ho paura. Le debolezze? Ci sentiamo deboli? Perché ti senti debole? Ti senti debole perché non c'è la potenza divina in te. Noi siamo deboli, ma noi possiamo non essere deboli. San Paolo dice, quando sono debole, è proprio allora che sono forte. Perché? Perché dimora in me la potenza di Cristo, non perché io sono Superman. Quindi se dimora in te la potenza di Cristo, le debolezze non ci stanno più. E questo si vede alla base concreta, al riscontro concreto. Non le commettiamo. Non commettiamo atti dipendenti da umana debolezza. Poi, i pericoli. Pericoli. L'umana volontà porta sempre a andarsi a cacciare in situazioni pericolose, sotto tantissimi punti di vista. La divina volontà porta a stare saldi e fermi su porti, lidi e attracchi sicuri, non pericolosi. Perché, come dice un detto di un saggio, chi si espone al pericolo in esso perirà.
Noi non ci esponiamo a pericoli. Ho ricevuto qualche comunicazione nei giorni scorsi di persone che sono molto turbate da tante cose che stanno accadendo in giro. Io ti dico, ma perché mi sei così turbato? No, perché ho sentito questo, ho visto quest'altro, ho letto questo mistico, ho letto quest'altro leggero e adesso sto agitato. Te l'ha ordinato il medico di andare a leggere tutte quante queste cose? C'è qualche prescrizione medica? Noi stiamo bene nella Santa Chiesa Cattolica, nel suo magistero, stiamo bene con i santi, stiamo bene con i dottori, stiamo bene con i sacramenti, stiamo bene con la Divina Volontà e non ci serve altro. Vuoi altro? Stiamo bene con le apparizioni riconosciute dalla Chiesa della Madonna, sono bellissime. Vuoi altro? A tuo rischio e pericolo. Se tu vai là, che bisogno c'hai di altro? Perché cerchi? Però la domanda è: tu perché cerchi altro? Bisogna andare, perché vai in cerca di queste cose? Punto interrogativo. Questo non se lo chiede quasi quasi nessuno. Perché sono preoccupato per la Chiesa e per il suo bene? No, questa è la risposta apparente. Perché vai in cerca di queste cose? Chiedi. Perché? Guardate che il gioco del perché dovremmo farlo intanto, eh? E non avere paura di non saper dare la risposta, perché ti metti davanti al Santissimo Sacramento e mi dici: Gesù, ma aiuti tu, perché sto facendo così? Sapete quante volte ho detto alle anime: fermati. Perché stai facendo così? Perché è così? No, non è per questo. Se ci vuoi pensare, mettiti a pensare, io non te lo dico, perché io lo vedo. Si vede, il prete le vede quelle cose. Ma se non le vedi tu, ti posso stare pure in cispadano, pure in giapponese. Tu non riconoscerai mai, ti arrabbi e ti offendi. Quindi vado a fare un bel lavoro davanti al Santissimo, e può essere che c'è quasi la vita davanti al Santissimo Sacramento, perché se tu vuoi crescere e capire, io su questo mi ci taglio la testa, ma il nostro Signore mi contraddicesse e non volesse capire, io non ci credo. Se una persona vuole cambiare, vuole crescere, vuole capire, lo chiede al Signore, ma è vero che non esaudisce questa preghiera. Ma questa è la prima parte del Padre nostro: si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si è fatta la tua volontà. Se io dico al Signore, sì, su, fammi capire, io voglio diventare santo veramente. Se mi sto sbagliando, voglio capire. E tu ti metti davanti al Santissimo Sacramento e fai questa preghiera e il nostro Signore non ti ascolta. Ma non ci credo mai cosa lo vedo. Non ci credo. Quindi se qualcosa non va, perché tu questa preghiera non la fai, non la vuoi fare. Perché dentro la nostra volontà, purtroppo, noi siamo così stupidi, perdonatemi il termine, in senso etimologico, cioè che il cervello ce l'abbiamo già funzionare, vediamo tutti qua, siamo scontenti, siamo insoddisfatti, tanto è sempre colpa degli altri, e ci siamo fatti così la nostra bella giustificata, sempre qua, siamo tutti con me, siamo tutti con colpa degli altri, siamo tutti con me, io sono condannato a soffrire in tutta la vita, che vorrà, la mia vita è una croce, tutti gli uomini dicono così, come vanno le cose, male, male, padre, male, male, e cominciano tutti quanti, poi chi più chi meno. Uno canta male, continua, d'accordo, come ci sta? No, continua. Perché da un lato si lamenta, dall'altro però a gli piace, manca, capito? Così, magari trovi qualcuno dice, poverino, mamma, quanto stiamo tornando proprio male nella vita, guarda, che povero disgraziato, che mi dispiace, ma pregherò per te. E tu, sì, mamma mia, ben povero disgraziato che sono. Così cantano gli esseri. Questo è la mano. Queste sono le vie dell'orrore, i labirinti dell'umana volontà. Ma continua a campare qui, intanto di guerra qualcuno. Ma continua a campare così. Io no, capite? Io no. Vi ricordate Santa Mondaina del Mondo Vianello? Io no. Questo facciamo come uno dei ragazzini che ci ha creato Dio, lo dice no, questo è certo che veniamo dalle scimmie. Tu vieni dalle scimmie, io no. Che tu continui a vivere in mezzo a questa miseria, a fare una vita di questo genere, un po' di divertimento. Io no, sono mica scemo. Io no. Ma tanto potere al mondo reale dicevano noi no, dicevano due. Ecco, quindi non facciamo piangere alla Madonna lacrime amare, perché la Madonna piange perché si dispiace. Perché uno che campa così fa una vita orribile, ma la vita orribile non ce l'ha mica come andato al medico di farla. Io potrò fare una vita meravigliosa anche in questo mondo, non dimentichiamolo mai.
Quando Gesù parla a Luisa, dice sì, non pensate che adesso, facciamo così, ora bisogna fare la divina volontà, allora non bisogna soffrire tanto, 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 qui peggio ancora di prima, quindi la vita, per vedere la vita, disgraziamo, vado peggio ancora, però almeno poi forse qualcosa a dare. Ma che è sta roba? Le croci saranno sempre, ma saranno croci gioiose. Qui si vive la felicità in vita come anticamera del paradiso, una felicità che tante volte assume la forma della croce, d'accordo? Ma è felicità vera. È il motivo per cui Dio non ci ha mandato sulla terra, perché dice allora, ma voi immaginate, perché uno, scusate, non sto dilungando, non dico altre, però uno deve pure pensare, no? Cioè, ma guarda che Dio se c'è, allora. Dio ti dice, allora, poi te devo lasciare un po' sulla terra perché devi soffrire, devi stare male. Cioè, prima devi imparare che fai, devi stare male per forza. Cioè, che prima se soffre, ma chi l'ha detto questo? Capito? Cioè, se uno comincia a fare dei ragionamenti astrusi, tira fuori, che se uno diventa a pensare, dice, ma che Dio sarebbe così? Ma certo che diventa ateo, c'ha ragione, c'ha se fosse così il padre. Allora, cioè, qui bisogna andare, quindi, prima, bisogna soffrire, per forza, così. E poi forse, ma chi l'ha detto questo? Dio ci ha creato perché Adamo l'ha messo nel paradiso terrestre e poi c'era il paradiso terrestre, quindi non è che dici devi soffrire, cioè prima ti faccio un'anticamera, d'accordo? Quindi, perché siccome Dio è troppo bello, ma tutto insieme non te lo concedo, perché capito? Prima cominci, vai piano, capito? Cominci a vedere cose belle del creato e poi devi dire l'autore di quello. Ma questo è il concetto. La croce desterà perché c'è il peccato, ma altrimenti non ci sarebbe neanche stata la croce. Questo è quello che Dio è, ecco perché Dio è amore. Dio vuole che tu stai bene, non vuole che tu stai male. E quando gli chiede di stare male, lo fa perché nello stato in cui ci troviamo è necessario, se no non lo farebbe. Ecco, quindi è importante che ci resettiamo e che calibriamo bene, avendo bene le giuste idee di Dio e anche le giuste idee del mondo. Siamo lodati Gesù e Maria.